Area di servizio, un pieno di informazione su attualità e temi sociali. Disabilità e diritti. Buongiorno da Francesca De Carolis. Anche oggi torniamo a parlare della grave situazione di chi ha una disabilità, delle loro famiglie, costrette a fare i conti con i tagli ai servizi. Solo a Roma, come denuncia il Comitato 14 settembre, che ha dato vita alle manifestazioni di protesta della settimana scorsa, circa 22.000 persone potrebbero rimanere senza assistenza se non vengono reintegrati i fondi sottratti al bilancio sociale di Roma Capitale. E i numeri sono volti, sono storie. Abbiamo con noi Simona Bellini, che è presidente del Coordinamento Nazionale Famiglie Disabili Gravi e Gravissimi. Bellini, lei ha una figlia con una lesione cerebrale. Quanto è costato, quanto costa permetterle una vita possibile? E non parlo solo della questione economica. Mia figlia ha 24 anni, quindi abbiamo alle spalle una lunga esperienza. Crescere un figlio disabile in Italia è un po' una battaglia quotidiana, con una burocrazia miope che complica la vita della famiglia disabile invece che favorirla. Si va dal riconoscimento dell'invalidità, della gravità dell'handicap, alla richiesta delle provvidenze, dalla scuola che è complicatissima o all'ingresso nei centri diurni dopo la maggiore età, per non parlare di tutto quello che è burocrazia pura, certificazione di redditi, rendiconto al giudice tutelare, che forse è una delle cose più mortificanti per una famiglia. Sua figlia mi diceva adesso ha 24 anni, di cosa ha bisogno? Di tutto, è una ragazza totalmente non autosufficiente, quindi ha bisogno di quello che noi chiamiamo un caregiver 24 ore al giorno. Parliamo di persone che hanno bisogno di una persona che li affianchi costantemente. Le nostre battaglie non sono soltanto per il recupero di una vita dignitosa per il disabile. A fianco ci deve essere una vita di diritti per chi accudisce. Oggi non c'è nessun riconoscimento per chi si cura di un disabile in ambito familiare, e noi sosteniamo fortemente la domiciliarità perché è l'unico luogo, quello degli affetti, del proprio ambiente, dove una vita veramente dignitosa può essere portata a compimento. Lei quanto ha rinunciato del suo lavoro? Io lavoro in un ufficio stampa, faccio un lavoro che mi piace moltissimo. Purtroppo mi rendo conto di non dare il massimo, mi rendo conto che in un paese dove si chiede giustamente professionalità, dove ci si chiede produttività, noi dobbiamo ricordare che in effetti produciamo 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, sempre disponibili per un impegno o per l'altro, uno dato con amore e un altro, se ci si riesce, dato con professionalità. Quando io parlo del diritto alla vita propria, parlo anche della possibilità che dovrebbe essere offerta al familiare di scegliere se lavorare o meno. Ecco perché la nostra associazione persegue il prepensionamento di chi assiste disabili gravi in famiglia, perché possa essere una scelta di vita. Lei rappresenta tante famiglie, quanti fanno riferimento alla sua associazione? Noi abbiamo contatti con circa 30.000 famiglie in Italia, non tutte comunque hanno a che vedere con la disabilità, perché c'è un affiancamento emotivo da parte di altre realtà. Cosa vi fa più paura in questo momento? Che al salvataggio di un'economia in crisi vengano sacrificati diritti, diritti umani. Io credo che questo dimostra anche una caduta di valori che deve spaventare tutti. Bellini, lei anni fa ha scritto un libro, Vestita di nuvole, che è la storia di sua figlia, che le dice a grandi occhi verdi. Cos'è questo vestito di nuvole? Sono collegata ad una frase importante di un neurologo, il quale con grande umiltà paragonava il cervello umano ad una montagna che non era scalabile e coperta da nubi. Se ci fosse un pochino più di umiltà, sia nella classe medica ma anche in questa classe politica, probabilmente tenendoci per mano potremmo fare un percorso importante per tutti. C'è un indirizzo che vogliamo dare se qualcuno volesse unirsi a voi? Noi abbiamo un sito internet www.famigliedisabili.org, dal quale è possibile anche collegarsi al nostro gruppo Facebook, dove cerchiamo di incontrarci. Credo che questo contatto tra di noi sia molto importante, anche soltanto come gruppo di autoaiuto.